Un Sogliano Corsaro espugna il comunale di Corato col risultato di 0-1. Si concretizza in zona Cesarini la beffa per i neroverdi di mister Lotito, ora sempre più impelagati nei pressi della zona play-out e ormai senza vittoria da ben 7 turni. Si parte senza l'acciaccato di Domenico, uscito anzitempo nello scorso match contro la Fortistrani. In avanti agisce il tandem d'attacco Porcelluzzi-Cesario. Cronaca del primo tempo. Al sesto proprio Cesario scalda le mani di Micheli con un destro da fuori. 17esimo scambio stretto sull'asse Cesario di Senso, conclusione e risposta dell'estremo difensore salentino. Ospiti che si fanno vedere in avanti intorno alla mezz'ora con Cimarelli che ci prova dalla distanza. Paternico para in due tempi. 38esimo a Brescia colpisce di testa in aria, la palla rimbalza pericolosamente nei pressi della porta prima di essere mandata in angolo da Micheli. In chiusura di prima frazione insidioso tiro cross di Mazzella, Paternico smanaccia in corner. Secondo tempo, al quarto schirone su calcio piazzato, fuori di poco. 11esimo Cesario si invola verso l'area avversaria ma si defila troppo e spalla su Micheli. Al quarto d'ora Di Domenico rileva uno spento Porcelluzzi. Al 34esimo Ricciato riceve un lungo lancio dalla sinistra e scarica un destro sul quale l'estremo nero-verde non si fa sorprendere. 41esimo azione fotocopia la precedente di Cesario con l'attaccante Coratino che si defila nuovamente sulla destra e conclude debolmente tra le braccia del portiere soglianese. Al 47esimo arriva la doccia fredda, calcio piazzato dalla destra, Ricciato è libero di staccare in aria e insaccare alle spalle di Paternico. La beffa finale scalda gli animi in tribune e a fine partita ci sono da segnalare le scintille tra mister Lotito e il pubblico di casa. Ora per il Corato è buio pesto.